Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, amici del Milan, oggi mi faccio i cazzi vostri. Voi direte, ma tanto te li fai sempre. Avete ragione. Una volta in più, una volta in meno, non cambia niente. Parliamo del futuro dell'allenatore del Milan, di Conte, che tramite stelline ieri si è un po' offerto, diciamo così, ha strizzato l'occhio, e di chi secondo me sarebbe la soluzione intermedia migliore per il Milan. Prima però vi lascio nel primo commento il link per seguire su Instagram la pagina degli amici di Leo Vegas News. Mi raccomando, tantissimi contenuti sul calcio, sull'Inter, sul sottoscritto, col sottoscritto e non solo, ok? Mi raccomando, link nel primo commento, Leo Vegas News. Poi un'altra cosa, ragazzi. Io so che tanti di voi sono un po' boomer, non vi giudico perché io sono un boomerissimo, però spesso vi dico, ragazzi, per comprare la maglietta, la cover del telefono, la coppa, il link per entrare nel mio shop lo trovate in bio su Instagram, e la gente mi scrive, cosa vuol dire in bio su Instagram? Ve lo spiego subito, ragazzi. Questo è il mio profilo Instagram, la facciata del mio profilo Instagram. Vedete lì sotto la foto, quel link sotto le due stelline? Cliccate lì sopra, cliccate e vi porta direttamente dentro allo store, ok? Quella è la bio. Il link in bio è quello lì. Cliccate lì e entrate nello store e vedete tutto. Allora, ieri a Tele Lombardia, tanto complimenti a Tele Lombardia perché intervistando Stellini, soprattutto in questo momento dove c'è questa cancan di voci di allenatori, ha fatto un bello scoop, e oggi infatti non si parla altro che di quella intervista di Stellini e Tele Lombardia, quindi hanno fatto un bel colpo. Stellini ha strizzato l'occhio al Milan. Prima cosa che mi viene da pensare, e che è una cosa che penso e dico da mesi e mesi e mesi: Conte non ha più quella pill che aveva una volta. Mentre prima facevano le botte tutti per avere Conte, adesso sì, lo vorrei però, sì è forte però, sì però, con tutti questi però, Conte è lì che fa l'occhiolino al Milan, l'occhiolino al Napoli, l'occhiolino di qua, l'occhiolino di là, da qualche parte andrà sicuramente, ma non mi sembra che ci sia la ressa per prenderlo. Tante società hanno comunque dei dubbi, nonostante l'allenatore sia valido. Per me non è mai stato un fenomeno, e quelli che dicono che è un fenomeno non so dove vedano tutto questo fenomeno. Secondo me un allenatore è top quando è top anche in Europa. Per essere top in Europa vuol dire che comunque insomma o hai vinto una Champions League o hai fatto una finale di Champions League. Lui il massimo che ha fatto è una finale di Europa League, l'ha persa. Ripeto, con questo non voglio dire che sia scarso, assolutamente, però si sa che è un allenatore che comunque ti porta a certe problematiche. Lui, come già detto, non ha più quell'appeal di prima, che tutti litigano per averlo e che una volta che ce l'hanno fanno di tutto per accontentarlo, come quella volta che ha sbattuto i pugni sul tavolo, se non viene Lukaku me ne vado io, non le può più fare queste cose, perché tanto ormai la storia parla per lui. È un allenatore che alla Juventus ha vinto ma si è lasciato male. All'Inter ha vinto, si è lasciato male con una bella buona uscita, che non si è mai capito quanto sia andato via lui o quanto gli abbiano detto tieni i soldi, basta che te ne vai, che non ne possiamo più. Al Tottenham ha fatto male e ha litigato con la società. Qualche problemino anche al Chelsea l'ha avuto, nonostante abbia vinto, ma anche lì, insomma, qualche problemino con la società l'ha avuto. Quindi tutte le società sanno che da una parte ti metti in casa un bravo allenatore, dall'altra ti metti in casa un cagacazzi incredibile. Secondo me lui sa che adesso questo appeal non ce l'ha più e quindi non ha più le pretese che aveva una volta e comincia a essere nella fase del mi accontento di quello che arriva, perché il top del top del top del top non posso più averlo. Quindi mi posso accontentare anche di un Milan che non spende chissà quanto, di un Napoli con De Laurentiis che sappiamo tutti che tipo di persona è, eventualmente di una Juve, si accontenterebbe anche di una Juve che non può spendere, secondo me si accontenterebbe anche di una Roma,
che ha un progetto particolare, anche lei non può spendere, è nella fase del o sto fermo o mi accontento. Quindi sta strizzando un po' l'occhio in giro. Ovviamente i milanisti, scusate, sono tutti infatuati e vogliono tutti Conte, i tifosi del Milan. Per il momento non mi sembra che la società sia tanto per la quale. Sappiamo tutti che aveva già quasi preso Lopetegui. Adesso sta flirtando con Conceição. Si parla anche di Fonseca, di Van Bommel. Non lo so. Io riporto quello che leggo e quello che sapete voi. Secondo me, a parte che io non capisco perché in questo momento il Milan si sia fissato che l'allenatore del Milan deve essere straniero. Non so. Se non è Lopetegui deve essere Fonseca, se non è Fonseca è Conceição, se non è Conceição Van Bommel. Cioè gli allenatori italiani che sono i più richiesti in giro per il mondo, il Milan deve andare a prendere gli stranieri. A parte che la storia del Milan con gli stranieri, cioè ste mosse qui mi sembrano mosse un po' come quando l'Inter prese De Boer o come quando lo stesso Milan prese Tabárez o Fatih Terim. Cioè, gli allenatori stranieri vincenti in Italia non è che sono tantissimi, ci sono, ma non è che sono tantissimi. Quindi non capisco perché il Milan ha questa infatuazione verso gli allenatori stranieri in questo momento. Secondo me c'è un allenatore libero, italiano, che è perfetto per il Milan, che è un compromesso fra Conte e fra i vari Fonseca, Lopetegui, Van Bommel, quelli lì, che è Sarri. Sarri è un allenatore che comunque ha vinto un'Europa League col Chelsea, ha vinto lo Scudetto con la Juventus, non ha la plomb sicuramente, non ha le physique du roll sicuramente, esteticamente è quello che si scaccola e siamo tutti d'accordo, però secondo me è un buon allenatore ed è un buon allenatore soprattutto per la rosa che ha il Milan. Il Milan ha una rosa che secondo me Sarri potrebbe valorizzare al massimo. Sarri poi gioca con quel tridente offensivo là davanti con le due punte esterne e una punta centrale, quindi saprebbe come usare Leao, saprebbe come usare Pulisic, saprebbe come usare Chukwueze, che sono stati presi quest'estate. Quindi il giocatore del Milan migliore, il più forte, Leao, lo saprebbe usare. I due acquisti più onerosi di quest'estate, più o meno, Pulisic e Chukwueze, saprebbe come usarli. E secondo me è un allenatore esperto che conosce il campionato italiano ed è il compromesso, anche economico, fra Conte e i vari citati stranieri che ho detto prima. Al contrario, Conte è uno che secondo me tanti giocatori del Milan non saprebbe usarli bene. O comunque non si adattano al meglio al suo modo di giocare. Ieri alla Babbo TV parlavo con Daniele Brogna, con Gabomel, con loro, con Edoardo Mecca. No, ma Conte può giocare anche a 4. Sì, Conte può giocare anche a 4, ma sono anni che gioca col 3-5-2. All'Inter due anni di 3-5-2, al Tottenham il 3-5-2, alla Juve alla fine faceva il 3-5-2. Non mi sembra un allenatore che abbia voglia di andare al Milan e snaturare il suo credo. Sì, poi può giocare a 4, sì, può giocare a 4, ma non penso che domani mattina Conte si metta a giocare a 4. L'ho visto per due anni all'Inter, ha giocato a 4 due mezze volte in due anni. Non penso, lui ha quella cosa, è come se mi dovessi pensare che domani Inzaghi, se va via dall'Inter, si mette a giocare a 4. Inzaghi gioca con 3-5-2, gli piace quel modulo lì, ha i risultati con quel modulo lì, che cazzo deve cambiare? Quindi secondo me Conte, il giocatore più forte del Milan, Leao, 3-5-2, dove lo metti? Sì, puoi fare anche un 3-4-3, però non lo so. Chukwueze, pagato 30 milioni, cosa se ne fa Conte di un driblomane esterno sulla fascia innamorato del pallone? Cosa se ne fa Conte di quello lì? Pulisic, un altro esterno d'attacco, anche quello cosa se ne fa? Ricordatevi che Conte, prima di creare il Perisic che ha creato, l'aveva mandato al Bayern Monaco, gli ha detto no, guarda, 3-5-2 non vai bene. Come seconda punta non vai bene, ciao, vai al Bayern Monaco. Poi ce lo siamo ritrovati per caso di nuovo Perisic, perché il Bayern Monaco a 10 milioni non l'ha riscattato. E allora al secondo tentativo l'ha valorizzato. Ma al primo tentativo gli aveva detto vai al Bayern Monaco, vai. Quindi secondo me il Milan, anche lo stesso
Bennacer. Bennacer secondo me è un giocatore che con Sarri potrebbe fare il metronomo alla Jorginho. Potrebbe fare. Secondo me Sarri potrebbe essere il compromesso perfetto fra Conte, che è dispendioso e non mi pare sia gradito a tutti al Milan. Sicuramente, forse Ibrahimovic lo vorrà, ma non penso che tutti gli altri siano lì, che altrimenti l'avrebbero già preso. Ed è sicuramente Sarri più esperto di Van Bommel, Fonseca e quella gente lì, e conosce meglio il campionato italiano. Quindi io, se fossi nel Milan, prenderei una buona via di mezzo, che poi ripeto, non piace Sarri perché è quello che si scaccola la tuta, sai, al Milan, a Milano devi essere anche un po' più, però se lo sono fatti andare bene alla Juventus, potete farvelo andare bene anche voi cacciaviti. Voi tanto siete i cacciavit, potete anche prendervelo uno con la tuta che si scaccola. Potete anche prendervelo voi uno con la tuta che si scaccola, dai. Quindi secondo me, cari amici del Milan, il consiglio che vi do è pigliatevi Sarri. Ragazzi, il link è in bio, come ho detto prima, per comprarvi la coppa scudetto in faccia, nella mia bio di Instagram. Andate sotto la foto, cliccate lì e trovate tutto, magliette, cover. Poi adesso entreranno anche nuovi prodotti, perché abbiamo visto che comunque gli articoli vi piacciono e ci fa piacere. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!